appoggiato sulle braccia, dietro il vetro di un bicchiere, alza per un po' la faccia e domanda ancora: da bere? Marino, che per un atto di responsabilità dovrebbe dimettersi, ma io dico non solo dimettersi, andare in consiglio comunale, quella la sede, e aprire un grande dibattito nella città. C'è un tema che Marino solleva, che ha una sua capacità di comunicare, che è quello che, che forse a Roma c'è stato anche questi mesi anche un complotto contro la città. Contro di lui? Contro la città, io dico. Se Marino pensa che c'è stato un complotto contro di lui, vada in consiglio comunale da dimissionario e lo spieghi alla città e apriamo un grande dibattito, perché non è che il tema... Il quale sarebbe? La comunità di Sant'Egidio che andava a cena La vicenda degli scontrini non si commenta da sé, io mi auguro che lui possa dimostrare che ovviamente è tutto regolare. Io parlo dei problemi veri della città, che sono la periferia. Però poi abbiamo la periferia, abbiamo i rifiuti, abbiamo il trasporto pubblico. Su quello lui dice non mi hanno fatto governare. Dica chi con nomi e cognomi, perché è un dibattito utile alla città. Secondo me Obama, per lui pensava di governare laggiù. Forse Renzi, forse ce l'ha un po' con Renzi e ha ragione, perché Renzi non gli ha dato non gli ha dato le risorse e ha sempre avuto un atteggiamento politico che ha messo Marino con le spalle al muro. Ma questo è un tema politico che lui fa bene ad agitare, ma lo faccia da persona libera, anche libera dal ruolo di sindaco, andando in consiglio comunale. Ma e se lui va avanti con il PD che gli ha ritirato gli assessori, voi ritornate dentro? No, noi se l'abbiamo fatto una scelta il 27 luglio e il PD oggi è corresponsabile di questo disastro. Appoggiato sulle braccia, dietro il vetro di un bicchiere, alza per un po' la faccia e domanda ancora: da bere?